victory that make you see the next match in France with more relax. Una netta vittoria 3-0 che ti permette di guardare la partita di ritorno con più relax. Yeah, I'm very happy we won 3-0 because I think this is very important for us, especially because we played at home. I think it was a tough game because Vaduz is a really strong team and we knew this, but I'm happy we played good. Like we started good and we had like a little bit a worse game, but at the end, the last set, we played really well, so I'm happy about that. Sì, è importante aver vinto 3-0, specialmente perché giocavamo in casa, è stata una partita difficile, abbiamo avuto degli alti e bassi, però come detto è stato importante vincere 3-0. Which was the key of the game? Qual è stata la chiave della partita? I think a good serve was very important because then it's easier to play block defense, so I think this was the most important thing. Sì, una chiave è stata sicuramente il servizio perché era difficile servire contro di loro e siamo stati molto bravi. Now, after the Coppa Italia, after this match, it's important to be back and to focus on the championship. Dopo la Coppa Italia, dopo questa partita in Europa, è importante riconcentrarsi sul campionato. Yeah, sure. Okay, we lost this game in the semi-final, but we don't think about it anymore. I mean, it's okay. Now we focus on SEF, on championship. We have still a lot of games to play, so we just focus on the next games. We don't think about it anymore. Sì, non pensiamo più alla Coppa Italia, ormai è una competizione che è andata. Adesso è importante riconcentrarsi sulla prossima partita e pensare a partita dopo partita. Okay, thank you. Tornata, quali sono state le tue emozioni ritornare qui al Palaio Mamai? Prima è stata bella, però ora un po' meno. No, è sempre bello giocare qui e sono contenta di vedere tutta la gente, tutti gli ADF. È un'emozione grande, sì. Senti, una partita, primi due set più combattuti dopo un terzo in cui la Yamamai è uscita alla distanza, tanti errori per voi, soprattutto in battuta. Guarda, è sempre lo stesso problema. Quando cambi la palla, Mikasa, Molten, se è la stessa cosa per loro, per la Yamamai, però noi abbiamo sentito più. Mi sa che in battuta, prima di tutto, se non mettiamo la palla in campo non giochiamo per niente, quindi... Però alla fine loro hanno fatto il livello un po' più alto e noi un po' meno, e detto così. Però vediamo come va giovedì. Ecco, cos'è che c'è da sistemare specialmente per voi in vista del ritorno? Prima battuta, secondo recezione, terzo muro, un po' di tutto però. Magari sarà un po' facile in casa dove c'è la nostra atmosfera, un po' meno pressione. Vediamo. Spero veramente di avere una partita più intensa a casa, più grinta magari. Stasera andata dei quarti di CEV, la UNET E-Work conquista la partita. Sì, abbiamo vinto col miglior punteggio che potevamo mettere in gioco e questa è la cosa che ci interessava fare perché volevamo sfruttare al meglio il fatto di essere qui nel nostro campo. E tutto sommato è venuto anche abbastanza bene. Loro hanno provato a spingere soprattutto col servizio, ovviamente non è stato sufficiente, ci hanno creato qualche difficoltà, ma mi è sembrato insomma abbastanza che avessimo in mano un po' il pallino del gioco. Anche nel secondo set, quando ci avevano preso qualche punto in più di vantaggio, mi è sembrato a un certo punto di vedere un 10-6. Forse anche lì avevamo un po' la consapevolezza che dovevamo solo rimetterci un po' in sesto, soprattutto con l'attacco, quindi mi è sembrata una discreta prova. L'assenza di Samadan è stato critico? Ma l'assenza di Samadan non è un problema perché tanto lei non potrà giocare in Coppa CEV, di conseguenza in Coppa CEV sarà sempre assente. Quindi l'assenza di Samadan è un problema che ci preoccupa per lei e per recuperarla in funzione del campionato, non tanto per il discorso di Coppa CEV. Quanto è difficile continuare a passare da CEV a campionato e come vede la partita per domenica a Firenze? Ma no, nel senso che se riusciamo a tenere un ritmo cadenzato da tre giorni di intervallo tra una partita e l'altra, che è cosa che mi permette di dare magari un
giorno di stacco alla squadra, non è un impegno. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo messo, come dico sempre, tanto fieno in cascina, e questo adesso ci permette di, non dico vivere di rendita, però sicuramente allenarci un po' di meno e pensare alla condizione con cui si va in gara. E questo ovviamente è qualcosa che è frutto dei nostri investimenti nell'arco della stagione. Siamo una squadra che allena tantissimo e di conseguenza questo qui poi ci ritorna, per cui non è difficilissimo l'altalenare da una manifestazione all'altra, ecco. E sarà da vedere nel caso in cui dovessimo passare il turno, poi, perché ci sono i giorni vincolati, si giocherà di martedì, quindi lì dovremo vedere un po', perché ci cambia molto il ritmo dell'alternanza, però ecco, sono cose che si possono programmare, per cui quando la cosa si può programmare mi preoccupa fino a un certo punto. Per quanto riguarda la partita di domenica, sarà una partita difficile. Ricordo quanto è stato difficile giocare la partita contro di loro qui, perché partirono veramente con grande forza, con grande determinazione, riuscimmo a girare la gara con fatica, e dovremmo essere molto, molto gruppo e molto determinati anche lì da loro, perché poi magari loro in casa sapranno anche metterci qualcosa in più tramite il loro pubblico. Quindi credo che sia una partita molto difficile, e niente, andremo col solito piglio, l'idea di giocarla a bottino pieno è quello che vogliamo fare, ecco, di sicuro.